Ciao ragazzi, sono in pulmino alle Mauritius per il mio viaggio di nozze. Sono stracarico e motivato per questo rinnovo. Naturalmente non poteva che essere così. Ci vediamo a Sassari prestissimo e i ragazzi vi vorrebbero dire qualcosa. Vai. Siamo sempre qua. Comando il trap. Il bianco blu. Il nostro amore. Speravo firmasse fuori o andasse a Venezia, invece me lo devo sopportare per altri 2 anni. E niente, no, a parte gli scherzi, mi fa piacere, è una bellissima persona, abbiamo legato tanto e niente, quindi per altri 2 anni avrà un maestro da cui imparare tanto la PlayStation, quindi sono contento, ecco, quindi benissimo, benissimo, ci siamo! Buongiorno amici di Dinamo TV, ovviamente è una mattinata dove tutti i quotidiani aprono con il rinnovo di Daishon Pierre, ma ce n'è un altro ancora importante, ancora di grande spessore, ovvero quello di Achille Polonara, che rimane con la Dinamo per altri 2 anni fino al 2021. E adesso i colpi importanti, le conferme cominciano ad essere veramente pesanti, perché gli sforzi della società, il fatto che i ragazzi comunque vogliano rimanere con questo gruppo, con questa società, diventa davvero importante. Achille aveva offerte da parte di squadre italiane e straniere, ha voluto sposare il progetto della Dinamo, stessa cosa per Daishon Pierre e stessa cosa anche per il nuovo arrivato in casa bianco-blu, ovvero Miro Bilan. Quindi lo zoccolo duro di questa base di squadra comincia a prendere forma, perché abbiamo già 2 del quintetto come Bilan e Pierre, ma soprattutto una panchina di italiani fondamentali con Spissu, con Gentile, anche con lo specialista Lorenzo Buccarelli, con il capitano Jack De Vecchi, con la conferma anche di un ragazzo che nel gruppo sta benissimo come Daniele Magro, e proprio quello di Achille Polonara, che è diventato un giocatore di grandissima continuità e impatto e che si è trovato alla perfezione con il gruppo di Gianmarco Pozzecco, instaurato, come avete visto anche dall'inizio del servizio, un bellissimo feeling con Marco Spissu. E come dice appunto il playmaker da Bangkok, ci siamo, ma ci siamo veramente. Da acerrimo nemico in maglia Reggio Emilia a idolo del popolo bianco-blu, la parabola di Achille Polonara è la storia di un giocatore che in 2 stagioni ha conquistato la Sardegna e la sua gente, scegliendo l'isola come casa, centrando l'obiettivo della sua carriera, vincere una coppa da protagonista con cifre di assoluto rilievo. Obiettivo raggiunto lo scorso 1° maggio con la vittoria della FIBA Europe Cup, la prima coppa continentale del club di Via Roma. Marchigiano, classe 1991, Achille cresce cestisticamente ad Ancona, per poi passare a Teramo nel 2009, dove fa il suo esordio nella massima serie, vincendo nel 2011 anche la medaglia d'argento con la nazionale Under 20 di coach Pino Sacripanti. Nel 2012 arriva la chiamata alla Pallacanestro Varese, dove si conferma tra i migliori Under 22 della Serie A. Passa poi a Reggio Emilia, dove disputa 2 finali scudetto consecutive, perse entrambe. La prima contro la Dinamo, nella storica gara 7 del 26 giugno 2015 al Palabigi, e la seconda contro la Reyer Venezia. Nell'anno del triplete sassarese viene premiato con il premio Reverberi e nella stagione successiva conferma le statistiche da giocatore di prima fascia. Nel 2017 approda a Sassari ed entra subito nel cuore dei tifosi, nonostante qualche alternanza di prestazioni. Ma è negli ultimi 5 mesi, con l'arrivo del Pozzo in panchina, che Achille ha trovato quella continuità che era stata a lungo il suo omerico tallone fallace, trovando anche uno speciale feeling in campo con Marco Spissu, spesso determinanti insieme nei finali di partita. La sua gara 2 di semifinale al Forum rimane l'affresco più bello del suo campionato, dominando completamente il supplementare contro l'Olimpia Milano. Ritorna nel giro della Nazionale Azzurra per le qualificazioni mondiali e per il suo futuro Achille, fresco di fiori d'arancio, ha scelto. Respinte le sirene italiane e straniere, ha firmato un biennale con il banco. La Sardegna sarà la sua casa per altri 2 anni, una scelta umana e sportiva che riconoscono ad Achille le qualità di uomo Dinamo, perfetto interprete della filosofia del club. Pronti adesso a scrivere nuove pagine di storia insieme. We'll be right back.
Il Banco di Sardegna arricchisce la sua presenza digitale con nuovi strumenti. Pinti, il nuovo assistente virtuale, guida il visitatore verso i servizi di cui ha bisogno. Sviluppiamo una strategia multicanale capace di raggiungere tutti. Banco di Sardegna, sempre più